Domenico a Roma. Eccoci qui. Grazie, dottore Roma, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi. Domenico a Roma, procuratore della Repubblica di Avellino e vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Ed è proprio di Rosario Livatino che vogliamo parlare oggi, il beato della Chiesa Cattolica, morto nel 1990, aveva appena 38 anni, morto il 21 settembre, per opera della stidda di Agrigento. Era giudice in Sicilia, proclamato martire e beato da Papa Francesco il 9 maggio del 2021 perché ucciso in odio alla fede. Prima ecco di andare molto oltre rispetto anche ai prossimi appuntamenti previsti, lì è prima di tutto un procuratore, un rappresentante della magistratura italiana. Quanto è importante per lei come sia come procuratore laico ma anche come procuratore cattolico la figura di una persona come Rosario Livatino? Rosario Livatino ha significato molto per la mia vita, non soltanto professionale di magistrato, ma anche cristiano. Livatino ha dimostrato come in realtà, ecco, sia possibile coniugare compiutamente l'aspetto professionale con quello dell'impegno cristiano, perché non si è limitato soltanto a fare bene il suo lavoro, ma lo ha fatto appunto da cristiano, mai nascondendo, ecco, la sua dimensione cristiana. Tanto è vero che i mafiosi lo definivano in maniera spregiativa come il Santocchio, ed è per questo che egli è stato assassinato in odium fidei, perché il suo essere seriamente magistrato veniva appunto ricondotto al suo essere un cristiano impegnato. Rosario Livatino venne assassinato proprio ad opera di alcuni killer mentre era nella sua vettura e la sua camicia ancora intrisa di sangue è proprio quella che è la sua reliquia, reliquia custodita presso la diocesi di Agrigento, eccola, la vediamo qui, che poi è caratterizzata soprattutto, direi, possiamo dire, per tre elementi. Il primo, STD, che vediamo all'inizio, subtutela d'era, un po' le iniziali che Rosario Livatino imprimeva in qualche modo su ogni libro e poi sotto le sue due guide. Da un lato il Vangelo, dall'altro lato il codice penale. Può essere un monito, un aiuto, una guida anche per le giovani generazioni oggi. E soprattutto un segnale anche per chi è impegnato ancora oggi nella lotta al crimine organizzato e alla mafia. Rosario Livatino è sicuramente, ecco, un modello attualissimo, direi quasi che la sua beatificazione è quanto mai provvidenziale in questo tempo. Lo è per noi magistrati, perché Rosario Livatino incarna davvero il magistrato antisistema, non carrierista, ma lo è anche per i giuristi in generale, perché egli non considera, ecco, il giurista come semplicemente un tecnico, ma come qualcuno che deve andare alla ricerca del fondamento di verità del diritto. Non dimentichiamo che Rosario Livatino ha scritto due splendide conferenze, non ha mai rilasciato interviste, quindi in questo è un magistrato molto anomalo. Due conferenze nelle quali egli appunto tratta temi attualissimi come l'eutanasia, l'obiezione di coscienza, la manipolazione genetica. Questo cioè dimostra come egli andasse anche alla ricerca del fondamento di verità del diritto, mai però sostituendosi al legislatore, perché egli era ben consapevole che il compito del magistrato è quello di interpretare la legge, non di crearla. E Rosario Livatino arriverà, Ma lei ecco, mi chiedeva anche un altro aspetto. sì, quanto può essere importante, ecco, questa testimonianza, soprattutto per i giovani oggi? Questo è un aspetto fondamentale. Guardi, non dobbiamo, quello che dobbiamo evitare è di trasformare Livatino in una sorta di santino soltanto limitato all'antimafia. Ecco, Rosario Livatino in realtà è un esempio soprattutto per chi è nelle istituzioni, perché dimostra quanto sia importante lo stile delle istituzioni, per chi appunto ha un incarico istituzionale, interpretarlo come davvero un servizio e non in maniera soltanto retorica. E per i giovani, perché, ecco, testimonia come se si ha passione per un ideale,
Ebbene, bisogna spendere la vita per quell'ideale. Ideale è ciò che dà il senso alla vita. Vedete, addirittura egli ha scritto che per lui rendere giustizia era dedizione di sé a Dio, preghiera. Quindi pensate come vivevano questo suo compito. Ecco, per i giovani può essere davvero un esempio forte perché indica quanto sia importante spendere la vita per un ideale, un obiettivo, dare senso alla propria vita. Assolutamente, lo avevamo anticipato anche all'inizio. La prossima, da questi giorni e poi per tutta la prossima settimana, dal 14 al 21 gennaio, c'è la peregrinazione della reliquia del Beato Rosario Livatino nella capitale, a Roma. E ci sono dei momenti molto importanti, il passaggio che questa reliquia farà all'interno delle più alte istituzioni italiane, all'interno della Camera, al Senato della Repubblica, al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura e poi al Ministro della Giustizia e alla Guardia di Finanza, oltre che in parrocchie, scuole, università. E soprattutto il 18 gennaio c'è un convegno, un momento importante organizzato proprio dal Centro Studi Rosario Livatino, di cui lei è presidente, Rosario Livatino, l'universale esempio del giusto, dialoghi tra economia, fede e giustizia. In qualche modo, ecco, si parla spesso del tema. La Chiesa sovrana, autonoma e sovrana, lo Stato autonomo e sovrano. In questo caso c'è un momento in cui c'è appunto un incontro, ecco, tra queste due realtà. Quanto è importante questo momento? Ma guardi, il punto di incontro è l'uomo. Non è indiscutibile che sia la fede, e quindi la Chiesa, ma anche il diritto, hanno come terreno comune l'uomo. Senza l'uomo la Chiesa non potrebbe evangelizzare, ma d'altronde il diritto non è altro che la regolazione dei rapporti fra uomini. Dunque è un terreno comune fondamentale. Si riparte sempre dalle regole. Il diritto è il collante di una società e in qualche modo, ecco, discutere di Livatino, dell'attualità del suo insegnamento, significa riporre al centro non soltanto, appunto, ripeto, soltanto l'antimafia, ma più in generale il rapporto fra diritto e giustizia. E mi piace anche sottolineare un altro aspetto, il fatto che tutto questo si svolga anche in sedi istituzionali. Che la reliquia venga portata in sedi istituzionali. Ecco, significa anche rimettere in qualche modo al centro il sacro nelle istituzioni, che non fa male. Ecco, significa in qualche modo anche riacquisire la dimensione verticale del nostro lavoro e più in generale di tutti quelli che si spendono per la cosa pubblica. E lo ricordiamo, questo evento del 18 gennaio, tra l'altro, è appunto previsto all'interno della Biblioteca del Senato della Repubblica. Oltre al saluto del Presidente del Senato La Russa, c'è anche la partecipazione appunto del Cardinale Segretario di Stato Vaticano e Cardinale Parolin. Dottore Roma, per concludere, vorrei tornare ecco, un po' al suo ruolo, alla sua attività, quella di Procuratore della Repubblica d'Avellino. L'anno scorso, nel 2022, abbiamo ricordato tra trentennali e quarantennali alcuni importanti avvenimenti, le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, l'anniversario per quanto riguarda l'omicidio del generale Dalla Chiesa, l'introduzione nel codice penale dell'articolo 416 bis che appunto permette di perseguire le associazioni tipo mafioso. In che direzione sta andando in Italia la lotta verso il crimine organizzato e quanto si può ancora fare e quanto c'è ancora da fare? Il crimine organizzato è entrato in una fase assolutamente nuova, questo l'ha scritto anche la Direzione Nazionale Antimafia, una delle ultime relazioni. Non dobbiamo più pensare alla criminalità organizzata nel suo aspetto militare. Essa si è inabissata, soprattutto oggi sono i circuiti economico-finanziari quelli maggiormente interessati dalla penetrazione della criminalità organizzata e dunque anche, per esempio, tutto quello che sta accadendo accadrà con l'erogazione fondi del PNRR. Dobbiamo cioè renderci conto che le organizzazioni criminali sono sempre più degli veri e propri attori, dei protagonisti, non più soltanto ecco, relegati nelle periferie o per quelle attività per cui abbiamo in qualche modo conosciuto anche cinematograficamente, quindi droga, estorsioni, ma soprattutto dobbiamo un po' aspettarcele, ovviamente non con l'upara, ma con i colletti bianchi, il doppio petto dei professionisti in ambiti appunto finanziari. Ecco, è lì che bisogna portare il contrasto e la prevenzione, se vogliamo essere davvero efficaci.
Grazie Domenico Roma per essere stato con noi, procuratore della Repubblica di Avellino, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino e perché no, magari con l'augurio, con l'auspicio di poterla avere prossimamente qui proprio a San Giovanni Rotondo nei nostri studi. Grazie ancora per Con aver molto accettato piacere. l'invito. Buon lavoro, buona giornata. Grazie, buona giornata ancora a lei e noi facciamo un ultimo break pubblicitario prima di iniziare l'ultima parte di questa puntata di Just Today. Qualche secondo e poi torniamo qui.